pericolo, arrivo. Condividere emozioni. Esatto, condividere emozioni con positività. Insomma, da quando sono arrivato di qua in ospedale, insomma, ci sono persone che insomma sono qui per tantissimi motivi, però piangersi addosso non serve. Insomma, assolutamente bisogna anzi ripartire con slancio come se fosse una virata, una partenza. E adesso andiamo a trovare gli altri. Ok, andiamo indietro adesso. Quando è passato di essere in cima di lei di questi ragazzi? Che cosa è pensata? Ma siamo sicuri? Però insomma ha detto con nome, cognome, era un il mago, insomma, non ti potevano sbagliare, quindi no, mi fa piacere veramente, è che è un regalo che fanno loro a me, perché essere individuato come una persona positiva, non soltanto un campione, è una cosa che fa assolutamente piacere. Credo che Tommy, insomma, quando io ho vinto, insomma, non ci sta ancora, però di certo, insomma, tua mamma si è scelto, insomma, di mandare la letterina a Massimiliano, è perché in mezzo a tantissimi campioni, comunque persone che hanno fatto delle cose buone nello sport, c'è qualcuno che, insomma, ha colpito per la sua simpatia, e questa è la chiave sulla quale puntiamo oggi. Un messaggio per i bambini? Un messaggio per i bambini e per le famiglie, la realtà, perché hanno scelto me perché sono sportivo, insomma io dico sempre che le basi, perciò le fondamenta di un successo arrivano dalla famiglia, perciò in questo momento più che mai, insomma, ci sono dei genitori che sono straordinari, è l'energia che arriva da, diciamo, quasi turbolenze, no? Da difficoltà è pazzesca, le mamme... ho capito che adesso insomma nel sesso femminile è superiore in alcune cose perché avete la capacità veramente di sopportare e affrontare delle cose che forse noi uomini non ci riusciamo, però insomma siamo qui veramente per vivere con entusiasmo questo giorno, i bambini ci aspettano e io aspetto loro. Visto che si tratta di anomalie correggibili in pazienti e in sportivi che sono altrimenti normali, ci sembra un imperativo riuscire a prevenire queste morti. Adesso peraltro siamo arrivati al punto in cui in alcuni di questi casi in cui è stato possibile operare ci sono già degli atleti che sono ritornati all'attività sportiva competitiva anche a livello professionale e quindi credo che sia inaccettabile permettere che si vada avanti. Per far questo il messaggio fondamentale è comunicare al mondo dello sport, allenatori, tecnici sportivi, medici dello sport, quali sono i sintomi, per quanto sfumati, a cui bisogna prestare attenzione e fornire loro poi un percorso sia di diagnosi che di trattamento che può portare questi atleti ad avere la diagnostica opportuna, il trattamento chirurgico del caso quando necessario e poi poter riprendere un'attività fisica senza la spada di Damocle e la possibilità di morire da un momento all'altro mentre fanno quello che hanno sempre fatto e quello che amano fare. Grazie.